Great Big Story. Agosto 1991. Nel porto di Bari entra la nave Vlora con un carico di 20.000 disperati. Fuggono dall'Albania. Sono tutti uomini in cerca di una vita migliore, ma solo alcuni la troveranno. Molti di loro saranno rifiutati, trattati come criminali, troveranno ad accoglierli a braccia tese gli affiliati della Sacra Corona Unita e delle altre mafie pugliesi. Alcuni di loro diventeranno manovalanza criminale, in breve creeranno delle organizzazioni in patria con stretti legami con le organizzazioni criminali mafiose pugliesi. Qualche anno fa la Procura Nazionale Antimafia aprì il quinto ufficio, che era proprio l'ufficio Nuove Mafie e Mafie Straniere, che si univa ai quattro tradizionali, cioè quelli specializzati nella repressione della mafia siciliana, dell'andrangheta calabrese, della camorra campana e della Sacra Corona Unita pugliese. Una palestra criminale che proprio in Puglia ha due grandi terreni di collaborazione: il contrabbando e il traffico di droga. Per i clan pugliesi è una nuova occasione per stringere i rapporti con le mafie dell'est: profughi, droga, sigarette. Traffici plurimiliardari da gestire tra i Balcani e la Puglia. È questo uno degli aspetti meno conosciuti delle mafie pugliesi e della loro storia. E questa palestra non sarà solo per gli albanesi, ma riguarderà anche tutta l'area dei Balcani e perfino l'ex impero sovietico. Un'alleanza strategica tra la criminalità pugliese e la mafia russa. Un pericolo reale o la fantasia di un thriller criminale? Per la magistratura è un'ipotesi molto plausibile. Il corridoio adriatico infatti permette un facile accesso al crimine che viene dall'est. E in pochi anni i piccoli traffici delle mafie slave si sono trasformati in business miliardari. È lontano il tempo in cui gli spacciatori sbarcavano sulle coste pugliesi con le scatole fermate dallo spago. Oggi la notizia che a Milano la piazza della droga sarebbe controllata dalla mafia serba diventa un'ulteriore prova che l'alleanza tra Sacra Corona Unita pugliese e mafie dell'est è ormai una realtà. Puglia, porta dell'Oriente, California del mezzogiorno d'Italia. Una terra splendida, con più di 800 chilometri di coste. Per questo è la prima terra di sbarco delle organizzazioni criminali dell'est. Ma ci sono anche altri motivi. In Italia, nelle aree controllate in maniera militare da camorra, mafia e 'ndrangheta, sarebbe stato impossibile trovare spazio. In Puglia esiste la Sacra Corona Unita, detta anche la Quarta Mafia, ma non è mai stata in grado di controllare tutta la regione. Al di là della Sacra Corona Unita ci sono state anche altre organizzazioni di grande rilievo che hanno operato in Puglia.
In Puglia la Sacra Corona Unita è solo una delle tante mafie pugliesi. Io vedo che anche recentemente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che prima etichettava tutti i detenuti pugliesi come Sacra Corona Unita, ha compreso e ha distinto la Sacra Corona Unita dalle altre mafie pugliesi. Gli scenari che oggi preoccupano sono i legami con il mondo della politica e della finanza e forse il pericolo che viene dalle mafie dell'est. Il ruolo delle mafie dell'est non è un fenomeno molto indagato in Italia, soprattutto per quanto riguarda la Puglia, che fu il primo punto d'approdo delle organizzazioni criminali dai Balcani, anche perché le organizzazioni mafiose pugliesi non avevano un forte controllo del territorio e oltretutto non erano antiche come la mafia e la camorra, che erano presenti sul territorio da secoli. Per capire come e perché le mafie pugliesi sono diverse dalle altre mafie italiane, bisogna fare un passo indietro nel tempo. Alla base di ogni società criminale ci sono delle leggende. In Puglia sarebbe stato Raffaele Cutolo, il potente capo della nuova camorra organizzata, a riunire nel 1979 una quarantina di capi clan pugliesi in un albergo. In questo albergo, l'Hotel Florio, che non senza difficoltà abbiamo ritrovato abbandonato tra le campagne di Foggia. Forse, da queste finestre, si è affacciato proprio lui, o professore, venuto a dare lezioni di criminalità. Questi delinquenti piccoli, avevano avuto pochi precedenti e non certo di alta strategia criminale, sono affascinati dal boss della camorra che avevano visto soltanto in televisione e che era riuscito a sfuggire, ad evadere in quel momento dalla giustizia ed era latitante. Una delle genesi della criminalità pugliese è una conseguenza dell'evasione di Cutolo dal manicomio giudiziario. Evade dal manicomio giudiziario e si rifugia a Foggia da un suo conoscente, Casillo, che incontra l'Hotel Florio. Qui Cutolo incontra questi piccoli delinquenti, quelli che aveva individuato come più intelligenti, più abili, più affidabili, per creare questo gruppo sulla falsariga della NCO. Rimane ospite dell'Hotel Florio per diversi mesi e comincia una sua attività di colonizzazione del foggiano, creando, secondo il suo modello, una nuova camorra foggiana. Bisogna tenere presente che quella era l'epoca della guerra più sanguinosa che è esistita tra la nuova famiglia e la nuova camorra. E allora Cutolo, in maniera intelligente, pensa ad una delocalizzazione e ad una creazione di una cellula che era vicina alla struttura campana e che gli potesse consentire una base operativa. Questi delinquenti piccoli avevano avuto pochi precedenti e non certo di alta strategia criminale, sono affascinati dal boss della camorra che avevano visto soltanto in televisione e che era riuscito a sfuggire, ad evadere in quel momento dalla giustizia ed era latitante. Cutolo, attraverso questo nucleo chiamato Nuova Camorra Pugliese, arriva a pretendere il 40% dei guadagni di tutte le attività criminali. Magnacci, spacciatori, estorsori, tutti devono pagare Cutolo per continuare a lavorare. Sarà questa richiesta a provocare una forte reazione e la nascita in Puglia di gruppi mafiosi che si oppongono al disegno di Cutolo. Uno di questi prenderà il nome di Sacra Corona Unita.
i nuclei che erano preesistenti di piccola criminalità si sentono un poco punti nell'orgoglio da questi campani che vengono lì a dettare le leggi, addirittura a creare strutture organizzate, efficienti e che rispondevano a un unico capo e addirittura facevano riferimento a strutture e a capi di un'altra regione. E quindi nasce proprio un gruppo che si contrappone a questa nuova camorra pugliese, che è il primo nucleo anche della Sacra Corona Unita. Sacra Corona Unita che nacque, come dire, in sostanza come antagonista alle organizzazioni criminali tradizionali, le organizzazioni mafiose delle tre regioni tradizionali, Campania, Calabria e Sicilia, per contrastare questo tentativo di infiltrazione, questo tentativo di colonizzazione che le mafie tradizionali avevano nei confronti del territorio pugliese e salentino in particolare. La Sacra Corona Unita nasce in questo carcere, dove è detenuto Pino Rogoli, un piastrellista di Mesagne che sta scontando una condanna a 10 anni per omicidio. Nel carcere di Bari fu sequestrata un'agenda di Pino Rogoli sulla quale era annotato di pugno di Pino Rogoli la data di costituzione della Sacra Corona Unita al 1° maggio del 1983. Rogoli si pone in alternativa a questo progetto perché appartiene ad una genesi completamente diversa, che è quella dell''Ndrangheta, che è quella dei calabresi. L''Ndrangheta ha sempre fornito ai leccesi, prima anche che si costituisse la Sacra Corona Unita, sostanze stupefacenti ed eroina in particolare. Il suo rapporto era con quelli dei gruppi che allora erano emergenti dell''Ndrangheta e che gli danno la possibilità di quello che si chiama il battesimo, cioè il cosiddetto fiore, e la possibilità all'interno delle strutture carcerarie di creare una struttura. Dal carcere, Rogoli tira i fili di un'associazione che controlla la criminalità del Salento, da Brindisi a Lecce, a Taranto, sognando una cupola che controlli l'intera Puglia. La visione di Rogoli iniziale prevedeva un intervento associativo in tutta la Puglia, perché c'erano indicati i responsabili per la provincia di Bari e per la provincia di Foggia. Ma dirigere dal carcere una simile organizzazione non è facile e in tutta la Puglia si aprono violente faide per il controllo del territorio. In questo i mafiosi pugliesi sapranno imitare da subito i camorristi, con omicidi, sparatorie, stragi e anche molte vittime innocenti nella lotta tra bande per il territorio. La scia di sangue comincia a Foggia, il 1° maggio del 1986, con la strage del Circolo Bacardi. 4 morti. Sono tutti esponenti di un clan rivale che si erano accaparrati il mercato della droga. I boss hanno paura. La casa di Antonio Dodaro, che comanda su tutta la provincia di Lecce, è piena di telecamere. Ma non servono a niente la sera del 19 dicembre del 1988, quando lo trovano ucciso insieme alla moglie e al suocero. Anche Antonio Antonica, il braccio destro di Pino Rogoli, decide di fondare un nuovo clan e di lanciarsi sul mercato della droga. Un tradimento che gli costerà caro. Riesce a sfuggire ad un attentato, ma la notte del 13 febbraio del 1989 i killer lo vanno a cercare in ospedale. Lo finiscono nel suo letto con decine di colpi di fucile. È una guerra che sembra senza fine. Qualche mese dopo, a Mesagne, tocca ad Emanuele Rogoli, il fratello del fondatore della Sacra Corona Unita. Nascono quindi anche delle contrapposizioni forti, degli omicidi, e da lì poi ci saranno i nuclei delle prime due inchieste, dei primi due processi, uno a Bari e anche a Lecce, di cui uno dei principali investigatori della prima ora fu l'attuale sindaco di Bari, Michele Emiliano. In quegli anni noi avevamo di fronte un'organizzazione, la Sacra Corona Unita, che era nata qualche anno prima nel carcere di Bari ad opera di Pino Rogoli, il vecchio, che aveva sostanzialmente progettato un'organizzazione panregionale, scimmiottando forse la nuova camorra organizzata. Successivamente questa situazione
si modificò perché Rovoli si rese conto, anche per le diverse caratteristiche che avevano le criminalità organizzate del nord della Puglia, della fascia nord della Puglia rispetto a quella del Salento, si rese conto Rovoli che in realtà si poteva soltanto controllare, tra virgolette, quello che oggi va sotto il nome di Grande Salento, cioè le province di Reggio, Brindisi e Taranto. Il Salento, una regione bellissima con chilometri di costa, migliaia di ettari di macchia mediterranea ancora incontaminati. Luoghi bellissimi come Porto Selvaggio, una riserva naturale vicino Lecce, nel territorio di Nardò. È qui, nei primi anni Ottanta, che si concentrano le mire della criminalità pugliese. Ci sono in ballo miliardi e per chi si oppone non ci sono scrupoli. Non c'è pietà per Renata Fonte, una professoressa di 33 anni, assessore dei Repubblicani a Nardò. Si oppone alla speculazione edilizia. Le sparano al ritorno dal Consiglio Comunale, la sera del 31 marzo 1984. È un omicidio che colpisce l'opinione pubblica. Ai funerali c'è anche il ministro Spadolini. In quella fase, questa organizzazione, che aveva una struttura gerarchica, ogni soggetto che entrava con un grado basso e man mano faceva carriera sotto il suo padrino, cioè un soggetto che in qualche modo era colui il quale doveva occuparsi della formazione del neofita e contemporaneamente incassare da quest'ultimo una parte dei suoi introiti criminali. Erano questi gruppi affascinati dai rituali e dai riti di affiliazioni, di ingresso proprio della NCO, e quindi attraverso la NCO un po' anche gli stessi riti che erano propri dell'andrangheta calabrese. L'attività criminosa in molti casi continuava a essere individuale, solo con l'obbligo di consegnare al padrino una parte di questi introiti. Tant'è che nella cerimonia di battesimo del neofita c'era la consegna delle sigarette, che dovevano essere stranamente del monopolio, prevalentemente delle Marlboro, e che appunto dovevano essere consegnate ai cinque componenti della cosiddetta capriata, che era l'organo che doveva celebrare il battesimo, simboleggiando poi il contenuto del giuramento, che aveva un pezzo che diceva: giuro di dividere millesimo per millesimo, centesimo per centesimo, proprio per dare il senso della solidarietà. A giustificarli dal punto di vista degli interessi e degli affari criminali c'era soprattutto ed essenzialmente, ed ecco il perché e l'interesse strategico criminale anche dei cutoliani a creare un nucleo di capizone, di affidabili su quelle coste, proprio il traffico internazionale di sigarette che si spostava dalle coste campane alle coste pugliesi. Il contrabbando, un affare miliardario agli inizi degli anni Ottanta. Sono più di 100.000 le casse di sigarette che ogni mese attraversano l'Adriatico e raggiungono la Puglia, per poi essere smistate in tutta Italia e all'estero. C'era stato un forte contrasto alla fine degli anni 70, nel Tirreno erano stati sequestrati i famosi scafi blu, allora il contrabbando si svolgeva nel Golfo di Napoli, nel Tirreno principalmente. Questo ha comportato lo spostamento delle rotte del contrabbando, per cui a una rotta tirrenica si è sostituita una rotta adriatica. E le coste adriatiche pugliesi che ben si prestavano all'approdo dei motoscafi. Cioè ogni notte, appena il mare lo consentiva, partivano contemporaneamente 10-15 motoscafi dalle coste del Montenegro o dalle coste dell'Albania, che sono quelle più vicine alle nostre coste, con l'obiettivo di portare a compimento la consegna del prodotto nell'80-90% dei casi. Si chiama branco perché la tecnica che usavano i bisonti nel Buffalo Bill, tu puoi colpire uno, due bisonti, ma il grosso del branco arriva. E così le nostre forze di polizia allora riuscivano a intercettare qualche motoscafo, ma non tutti, e quindi l'affare diventava conveniente. Il contrabbando sfugge ad ogni controllo, ma all'inizio degli anni 90 magistratura e forza dell'ordine assestano colpi decisivi alla criminalità pugliese. Il 12 gennaio del 1991 il Tribunale di Bari emette una sentenza importante in un processo che vede oltre 70 imputati alla sbarra.
viene sgominata un'organizzazione chiamata La Rosa, capeggiata da Orunzo Romano, con il placet di Rogoli. 23 persone vengono condannate per associazione a delinquere di stampo mafioso. Per la prima volta, in un'aula giudiziaria, si riconosce l'esistenza di una mafia pugliese. Il processo più importante è quello alla Sacra Corona Unita. Iniziò ormai molti anni fa, il 1 ottobre del 1990, fu quella la data in cui cominciammo il primo maxi processo, che si concluse poi con il riconoscimento della mafiosità della Sacra Corona Unita. 46 omicidi, 12 tentativi di omicidio, 2 stragi, tutto quello che aveva connotato la vita dell'associazione a partire dall'inizio degli anni 80. Il 1991 è un anno cruciale per la Puglia sotto molti punti di vista. Il 27 ottobre del 1991, infatti, un incendio distrugge il Teatro Petruzzelli di Bari, il salotto buono della città, che ne ha fatto una capitale internazionale della musica. Si tratta di un incendio doloso e, secondo i magistrati, è impossibile organizzare un simile attentato senza il consenso della mafia. Il direttore del teatro, Ferdinando Pinto, viene sospettato di essersi indebitato e di aver organizzato l'incendio per poi speculare sulla ricostruzione. L'accusa è di associazione mafiosa, ma dopo 3 gradi di giudizio, Pinto viene assolto. Mentre le vicende del Petruzzelli seguono il loro tortuoso corso, l'emergenza più grave che vive la Puglia agli inizi degli anni 90 è quella che nasce con la caduta del regime socialista in Albania. L'8 agosto del 1991 la nave Vlora entra nel porto di Bari con un carico di 20.000 profughi. Nel 1991 furono in migliaia a riversarsi sulle coste italiane, uomini, donne e bambine che fuggivano dall'Albania. Fu il primo caso in cui l'Italia dovette sostenere una vera e propria emergenza umanitaria. Per evitare nuovi sbarchi, il governo italiano è costretto ad avviare l'operazione Pellicano. Tra il 91 e il 92 partono per il porto albanese di Valona decine di navi con tonnellate di generi alimentari. Un'operazione umanitaria, ma è anche un'occasione per la malavita pugliese. Grazie ai contatti con la criminalità albanese, una parte di questi aiuti finisce sul mercato nero. L'operazione Pellicano fu una delle più grosse operazioni umanitarie italiane in Albania, ma purtroppo fu usata come terreno per la crescita del contrabbando in Albania, utilizzata proprio dalle bande locali che rubavano le merci che arrivavano e le rimettevano nel mercato nero. Nei Balcani, dopo il crollo del sistema sovietico, c'è stato un grande sommovimento, non solo politico, come è noto e come è ovvio, ma anche dal punto di vista criminale. Lo scenario del dopoguerra, lo scenario degli embarghi dell'Occidente rende quel territorio appetibile ad affari illegali. Regole tutte da fare, governi disposti ad aperture di credito, addirittura armi che potrebbero fruttare profitti a stati che sono in ginocchio proprio all'indomani del conflitto. Ad un certo punto poi ci siamo accorti che c'è stata una sorta di migrazione verso Oriente. I pugliesi, i brindisini in particolare, che erano esperti nel settore del contrabbando di sigarette, ma anche i baresi e anche i napoletani, si trasferirono in Montenegro. Il Montenegro si trova dall'altra parte dell'Adriatico. Coste bellissime, mare cristallino. Potrebbe vivere di turismo, ma il duro regime socialista è finito da poco e l'economia è molto debole. I primi a mettersi in affari sono i criminali di entrambe le sponde dell'Adriatico. L'affare più grande è il contrabbando, un business gestito dalle multinazionali del tabacco.
A un certo punto c'è stata un'evoluzione, e l'evoluzione dovuta a fattori geopolitici, cioè al fatto che le grandi multinazionali, le cosiddette sette sorelle, le produttrici del tabacco, organizzarono degli stoccaggi in alcune aree, soprattutto nei Balcani, dove il costo della manodopera e quindi della gestione dei traffici era nettamente inferiore. Questo è il segreto di Pulcinella. Tutti sapevano che il contrabbando di sigarette era stato reso possibile dal fatto che le multinazionali del tabacco avevano più o meno consentito a stoccare enormi quantità di sigarette, migliaia di tonnellate, nei loro paesi. Quella contingenza storica è stata una grandissima occasione per fare della criminalità organizzata pugliese, che era sicuramente una criminalità di secondo livello, di più basso profilo, una criminalità molto più potente, proprio perché si è inserita in quelle che sono state delle rotte degli affari illeciti fra l'est e l'ovest dell'Europa. Attraverso quei territori, Albania prima e Montenegro poi, transita e comincia a passare il grande traffico internazionale di sigarette, di contrabbando, che a quel punto, avendo quelle vie di transito, devono avere per forza di cose nella costa pugliese il loro naturale approdo per arrivare in Italia, e molte organizzazioni pensano di mandare sul posto, quindi sull'area della ex Jugoslavia, Albania prima e Montenegro dopo, dei loro emissari, dei loro gruppi. All'inizio i napoletani operavano a Zelenica e i baresi e i brindisini operavano a Bar. Quando fu chiuso l'operatività del porto di Zelenica, si continuò tutti quanti insieme d'accordo a Bar. Nell'organizzazione si scopre che è coinvolta persino la polizia albanese a tutti i livelli. Persino il capo della polizia di Bar, il porto più grande del Montenegro, finisce sotto inchiesta. A lui andava una tangente che regolarmente poi divideva con i suoi sottoposti. Il capo della polizia di Bar ha poi patteggiato la pena qui a Bari con la procura distrettuale antimafia. Intanto sta per avvicinarsi la conclusione del secondo maxi processo alla Sacra Corona Unita, e solo per fortuna fallisce un attentato che potrebbe provocare centinaia di vittime. Il 5 gennaio del 92 una bomba distrugge i binari su cui sta per passare l'espresso 388 Lecce-Stoccarda. Per fortuna il treno continua la sua corsa senza deragliare. Secondo gli inquirenti, dietro questo attentato c'è proprio la Sacra Corona Unita. Vuole intimidire i giudici. Rogoli, durante il processo, si appropria del linguaggio mafioso. Io esigo la vostra segreta, esigo, signor Presidente, mi chiedo di attento a quelle cose che erano fatte già in legge. Il processo si conclude con una sentenza durissima. 101 condanne per gli affiliati, migliaia di anni di carcere. Era una mafia di massa con la Sacra Corona Unita. E quando ovviamente qualcuno veniva arrestato bisognava mantenere le famiglie, pagare gli avvocati, quindi i costi di questa operazione erano tantissimi. Questa modernizzazione è stata una modernizzazione anche molto sanguinosa. In questi anni la mafia pugliese lascia sul terreno tante vittime innocenti, persone oneste come Giovanni Panunzio, un imprenditore edile di Foggia. Si ribella alle continue richieste di estorsione, viene ucciso nel novembre del 1992. Piccoli eroi borghesi come Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del registro di Foggia, nel marzo del 1995 paga con la vita le sue denunce. Intanto, sulle coste pugliesi è in arrivo una nuova emergenza. Durante la crisi delle finanziarie in Albania successe che praticamente la folla iniziò a attaccare i depositi di armi, le quali si misero in un mercato illegale, alimentando così
i traffici del contrabbando e la forza anche dei poteri criminali. Allo stesso tempo, con la crisi del Kosovo, arrivarono migliaia di profughi in Albania e questo creò anche il traffico di esseri umani. Un profugo kosovaro doveva pagare il doppio per attraversare il canale di Otranto e quindi ancora soldi che entravano nel circuito criminale. Nel 99, con la guerra nel Kosovo, riprende con forza il flusso migratorio di disperati provenienti dall'est europeo. Per i clan pugliesi è una nuova occasione per stringere i rapporti con le mafie dell'est. Profughi, droga, sigarette. Traffici plurimiliardari da gestire tra i Balcani e la Puglia. E poi bisogna tenere presente che l'UCK, l'esercito di liberazione kosovare, si stava organizzando per combattere contro i serbi e utilizzava per finanziarsi qualsiasi tipo di traffico, da quello di armi e di esseri umani, e in particolare uno dei traffici più importanti era quello di eroina. Il Kosovo era uno degli snodi principali del flusso di eroina che arrivava dall'Afghanistan e gran parte di questo traffico finiva sulle coste pugliesi. Quando la gestione è avvenuta in sinergia tra le mafie balcaniche e le mafie pugliesi, la gestione del contrabbando è diventata simile a quella della gestione degli affari mafiosi. Prima si paga e poi si vende. Esattamente come avviene con la cocaina, esattamente come avviene con l'eroina. Questo significa che le mafie dell'est non sono più soltanto manovali, non si devono accollare interamente i rischi del trasporto. Adesso i carichi non si pagano più all'arrivo nelle coste pugliesi, ma si pagano alla partenza, quindi dalle coste dell'Adriatico, dalla parte balcanica. E non si parla solo di sigarette, si parla anche di eroina e di cocaina. E questo significa che se un carico viene sequestrato, a rimetterci non sono più le mafie dell'est, ma sono le mafie pugliesi. A quel punto le organizzazioni criminali non potevano più permettersi di perdere un carico, perché la perdita di un carico avrebbe comportato una perdita secca nel bilancio delle loro attività. E allora vengono adottati dei metodi completamente nuovi, rivoluzionari nel sistema del contrabbando. Arrivati in Puglia, le sigarette vengono messe su grossi camion controllati da blindati che sfrecciano a 150 km all'ora sulle strade nella Puglia. Questi grossi mezzi venivano staffettati, venivano protetti con dei mezzi blindati e chiunque si trovava sul loro percorso ed ostacolava, diciamo, la fuga di questi convogli rischiava di morire. Noi avevamo un confronto con questo tipo di criminalità che si svolgeva al momento dello sbarco delle sigarette, il che ovviamente era demenziale sotto il profilo strategico, pericolosissimo, abbiamo perso tante vite. La notte tra il 23 e il 24 febbraio del 2000, sulle strade di Brindisi, un blindato di contrabbandieri travolge la Fiat Punto della Guardia di Finanza, uccidendo il vice brigadiere Alberto De Falco, di 36 anni, e il finanziere Antonio Sottile, di 29 anni. I responsabili vengono arrestati in pochi giorni, ma l'episodio non è destinato a rimanere isolato. Gli interessi criminali sono diventati enormi. In Puglia non si spara, non si uccide per qualche pacchetto di sigarette. In Puglia c'è traffico di sigarette, traffico di droga, traffico di armi, traffico di esseri umani. La posta è diventata così alta che ormai si usano vere e proprie macchine da guerra per scontrarsi con la Guardia di Finanza, i carabinieri e la polizia. Ci sono degli stadi oltre l'Adriatico che danno rifugio ai contrabbandieri, li organizzano, li rimandano in Italia con questo carico e li aiutano nelle loro imprese. Questo è il vero problema che c'è, non è solo un problema di politica interna ormai la Puglia o di ordine pubblico, è un grande problema di politica estera. Ad un certo punto in Italia ci si rende conto che qualcosa sta accadendo, i traffici sono diventati ormai transnazionali. Le mafie balcaniche lavorano in piena cooperazione con quelle italiane e questo è reso possibile anche dal fatto che i paesi oltre Adriatico chiudevano tutte e due gli occhi. Proprio in quegli anni lo Stato affrontò con decisione, devo dire, questa vicenda, anche facendo pesare nei confronti del governo montenegrino il nostro disappunto. Negli anni 90 la grande centrale del contrabbando internazionale è in Montenegro, che ospita centinaia di camorristi e mafiosi pugliesi.
Sarà un caso, ma proprio in questo periodo il governo del paese decide di introdurre il marco tedesco come moneta corrente. Servirà a dare impulso al turismo, ma il marco è anche una moneta forte con cui scambiare i dollari, e la moneta del contrabbando sono proprio i dollari americani. All'inizio degli anni 90, 91, 92, 93, ormai si erano tutti rifugiati in Montenegro, e dal Montenegro avveniva questo su e giù di scafi contrabbandieri. Sulla grande centrale del contrabbando pugliese in Montenegro, ovviamente si aprirono delle indagini per capire qual era il livello di coinvolgimento del governo del Montenegro. Ogni mese i motoscafi portano in Italia 100.000 casse di sigarette. Per ogni cassa, il governo montenegrino trattiene una tassa di 55 dollari, con un guadagno medio di 5 milioni e mezzo di dollari. Per questo, la procura di Bari nel 2002 indaga il premier montenegrino Djukanovic. L'accusa, per lui e per centinaia di altre persone, è di associazione per delinquere di stampo mafioso. La prova è in questa lettera agli atti del processo. Un certo signor Bianchi della società di consulenza svizzera Edie così scrive a Milo Djukanovic, primo ministro del Montenegro. Egregi e stimati signori, ci riferiamo alle nostre conversazioni con la società Z-Trans per rinnovare la richiesta per la ripresa di una collaborazione con gli organi competenti del vostro paese per avere un nuovo permesso per il transito di merci. Per capire, le merci in questione sono le casse di sigarette da portare in Italia di contrabbando. La lettera rivolta a Djukanovic conclude dicendo: assicuriamo fin d'ora un lavoro serio e continuativo, come del resto, per quanto ci concerne, lo è sempre stato, garantendo da parte nostra assoluta regolarità nei contatti sia con voi che con i vostri clienti. Attendiamo fiduciosi un vostro cenno in merito. La risposta non tarderà ad arrivare. Garantirà al governo del Montenegro un guadagno mensile di 5 milioni e mezzo di dollari, per un totale, per difetto, di 500 milioni di dollari. La lettera è agli atti del processo e quindi pubblica, e non è mai stata smentita dal governo montenegrino e dalle autorità montenegrine. Ora, dove siano andati a finire questa montagna di soldi non si è ancora capito. E naturalmente, a seguito della dichiarazione di indipendenza e quindi della trasformazione del Presidente della Repubblica Federale in Presidente di uno Stato sovrano, ovviamente è scattata l'immunità che spetta ai capi di Stato esteri secondo il nostro ordinamento, e quindi diciamo le indagini sono state interrotte anche nei confronti dell'allora Presidente della Repubblica Federale Djukanovic. E questi processi si sono conclusi a volte con sentenze di condanna, a volte con sentenze di assoluzione, qualche volta per le posizioni minori con delle sentenze di patteggiamento, e poi qualche posizione, ma ecco, non per nostra scelta, è stata stralciata. Mentre le indagini internazionali seguono il loro tortuoso corso, in Italia il fenomeno del contrabbando viene in buona parte sconfitto. Il colpo definitivo fu poi la primavera del 2000 con l'operazione omonima del Ministero dell'Interno che dette il colpo finale al contrabbando. L'operazione Primavera è stata la risposta dello Stato all'utilizzo di un metodo mafioso nella gestione del contrabbando. Il mare Adriatico ebbe una forma di sorveglianza con i radar, con gli aerei, che non consentì più la tecnica a branco degli scafi, perché qualsiasi scafo partiva dalle coste balcaniche veniva immediatamente intercettato dai radar, e noi avevamo dei mezzi militari pronti ad intervenire per bloccare lo sbarco. Ma soprattutto comportò una modifica legislativa profondissima. Ha modificato le leggi e ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova associazione, l'associazione contrabbandiera, il 291 quater, che è un reato di competenza delle direzioni distrettuali antimafia. Anche grazie ad una legislazione che sul contrabbando si fa molto più dura, si fa molto più severa, riescono a stroncare questi traffici e soprattutto ad annullare totalmente il transito di sigarette illegali dall'area dei Balcani. Intanto la piccola criminalità ritorna ad appropriarsi delle città.
a battersi per il controllo dei quartieri, con un'efferatezza spaventosa che travolge anche vittime innocenti e non risparmia nemmeno i ragazzini. Gaetano Marchitelli, un ragazzo di 15 anni, viene ucciso davanti ad una pizzeria, colpito da una pallottola vagante durante un'azione di fuoco. Non c'entra assolutamente nulla. Lavorava come garzone in quella pizzeria. Anche questo crimine si inquadra nella lotta fra clan che sta insanguinando da mesi la città. Questa volta è rimasto vittima un giovane innocente, come accadde nell'estate 2 anni fa al sedicenne Michele Fazio, vittima della guerra di Mala mentre tornava a casa nella città vecchia. Anni prima, stessa sorte tocca a Michele Fazio, un altro ragazzo di 16 anni. Una sera di luglio del 2001 Michele Fazio sta tornando a casa, nel cuore della Bari vecchia. Michele era mio figlio. Michele, l'ultima volta che l'ho visto, Michele aveva 15 anni. La sera del 12 luglio alle 18.45 l'ho visto per l'ultima volta. Michele mi ha baciato, mi ha salutato e mi ha detto: papà, ci vediamo stasera. Quella sera lì del 12 luglio era una serata molto calda, c'era la piazzetta di via Mendoni sotto casa nostra, era gremita di gente, tutte famiglie malavitose. Attimi, secondi, sentì degli spari. In quell'attimo scesi dal letto che di Santa di mio marito, qui non c'è a sparare stanno. Io dissi a mia moglie: buttati per terra. Io mi nascosi dietro l'armadio e dissi a mia moglie: non sono cose che ci riguardano. Io aprì la finestra dove stavamo e vidi mio figlio già faccia a terra. Ma non dissi, non vedi, è Michele. C'era mio figlio per terra, la piazza era deserta. Come stavo scalza, scesi giù. Andai giù, lo toccavo a terra, lo chiamavo, non mi rispondeva. Non riuscivo a guardarlo, io pensavo che per me era un sogno. Gridavo giù: aiutatemi, aiutatemi, ma nessuno che si avvicinava a me. Michele non c'era più quella sera perché clinicamente era morto. Sono passati anni da quel momento terribile. Il sindaco Michele Emiliano ha fortemente voluto un'agenzia per la lotta non repressiva alla mafia, l'unica in Italia. E la famiglia Fazio ha trovato la forza di reagire creando un'associazione nel cuore di Bari Vecchia che aderisce a Libera, il coordinamento contro le mafie creato da Don Luigi Ciotti. A Bari le cose sono cambiate, in particolare a Bari Vecchia. Tanto vituperati i progetti educazione alla legalità sono inutili se sono un parlare su se stessi, se sono autoreferenziali, se invece servono poi a confrontarsi e a provare a cambiare la città proprio dalle piccole cose del territorio, dal coinvolgere la gente nei processi di partecipazione. Io credo che possano avere un'importanza un po' più ampia e permettere realmente al territorio di cambiare. Io lavoravo a Milano e mi trovavo in ferie quel periodo. Io avevo deciso di portare su la famiglia e di lasciare la città di Bari. Poi c'è stato qualcuno che mi ha fermato e mi ha detto: Pinuccio, non lasciare la città, perché la città ha bisogno di voi, ha bisogno di gente forte, di gente che va avanti. Da allora è cominciato questo nostro cammino di parlare nelle scuole, nelle associazioni, nelle parrocchie, parlare anche alle istituzioni. Bari Vecchia si distingue dagli altri centri storici delle città del sud, tanto per cominciare perché è pulita. 25 anni fa la gente capitava di trovare qualcuno che gettasse la spazzatura dai balconi, oggi questo non accade più, ma questo è dovuto proprio a un lavoro culturale che è stato fatto, a un impegno. Io penso anche il lavoro nelle scuole sia stato importante. Abbiamo dedicato questa associazione a mio figlio per una rinascita di Bari Vecchia. Bari Vecchia sta cambiando. In Puglia, magistratura e polizia hanno ottenuto grandi risultati. Il vecchio sogno di Rogoli di una cupola pugliese è in buona parte fallito.
Da quell'epoca, quindi dall'operazione del contrabbando, è profondamente cambiata la struttura della criminalità organizzata pugliese. Nel momento in cui la criminalità organizzata si è aperta al mondo, molte cose sono cambiate. Quando un criminale capace di stabilire stato di assoggettamento e di omertà nel suo territorio impara da una multinazionale il marketing, le reti commerciali, conosce altre persone, comincia a parlare le lingue, nel giro di pochi anni ha uno scatto, diciamo, di apprendimento che le rende pericolosissime. Quel grande business che vide in Puglia la sinergia di mafie italiane, napoletane e siciliane insieme a quelle pugliesi, delle mafie montenegrine, della mafia albanese, della mafia russa che poi ha gestito tutti i traffici dei Balcani, ha comportato un salto di qualità della criminalità pugliese. Un grande salto di qualità, purtroppo garantito dal traffico di stupefacenti che arrivano in Puglia per essere smistati al nord. Cocaina, ma anche eroina. L'Italia è il mercato principale per l'eroina per quanto riguarda l'Europa. Il vero pericolo a questo punto sembra soprattutto quello che potrebbe venire dall'est, dalle altre mafie dell'altra sponda dell'Adriatico. Il grande pericolo attuale europeo sono le mafie albanesi. È un allarme che viene da molti paesi del centro Europa e anche del nord Europa. Attualmente la criminalità albanese costituisce il primo canale di rifornimento di droga per le cosche pugliesi. Anche perché la criminalità albanese è riuscita a insediarsi, a comunque a stringere rapporti con le cosche pugliesi, non solo quelle salentine ma anche con la mafia barese, grazie a un rapporto di non belligeranza. Un rapporto di non belligeranza che riguarda anche il mercato della prostituzione, che in Puglia è gestito principalmente dalle mafie balcaniche. Tenendo conto che storicamente il fenomeno della prostituzione non ha interessato le organizzazioni mafiose vere e proprie, anzi era un fenomeno gestito in forma del tutto autonoma. Lo sfruttamento della prostituzione è fatto soprattutto con connazionali che vengono ingannate, che vengono ricattate, vengono portate dai loro paesi di origine, dalle mafie locali alle mafie territoriali. Per le ragazze dell'est, provenienti dalla Moldavia, dalla Romania, funzionava molto il sistema della catena spezzata. Vi erano tante organizzazioni che le vendevano ripetutamente, dall'una all'altra. Quindi una ragazza partiva dalla Moldavia, attraversava la Polonia, attraversava poi i paesi dell'ex Jugoslavia. La cosa chiarissima è che ad ogni cambio di frontiera cambia la persona e il gruppo criminale che accompagnano queste donne in Italia. Allora vuol dire che c'è una catena. Erano gruppi che non gestivano quasi mai solo prostituzione, ma gestivano anche armi e droga. Quando arrivavano in Italia, l'accordo per noi era chiarissimo, che era con le mafie locali. La Sacra Corona Unita consentiva agli albanesi questo, cioè consentiva la possibilità degli sbarchi sulle coste pugliesi. Adesso la situazione è completamente diversa, arrivano gli slavi e fanno affari in maniera diversa, avendo un rapporto, loro sì, questa volta di predominio, sulla criminalità locale. Accordi criminali come questo rendono le mafie straniere sempre più potenti sul nostro territorio, tanto da chiedersi se non ci sia il rischio che l'Italia possa diventare una terra di conquista per queste mafie straniere. Questo è un rischio reale, la Puglia è stata la prima regione dove le mafie dell'est si sono fatte le ossa, soprattutto quelle albanese, e adesso stanno risalendo la penisola piano piano, e dietro di loro adesso c'è anche un'altra mafia più potente e con molti più capitali, quella russa. Qualche anno fa la Procura Nazionale Antimafia aprì il quinto ufficio, che era proprio l'ufficio Nuove Mafie e Mafie Straniere, che doveva appunto arginare l'avanzare anche sul territorio italiano delle mafie di derivazione straniera, albanesi innanzitutto, ma anche nigeriani, cinesi,
attualmente anche rumeni, e un po' però attraverso, in questo caso, dei reinvestimenti, di riciclaggio di denari, i russi. La mafia russa ha una grande capacità di mimetizzazione imprenditoriale e ha, come dire, una disponibilità economica illimitata. Fanno però, ecco, questa è la mia impressione, operazioni di grande business su grandi questioni, tipo quella energetica o le esportazioni di merci italiane di lusso, e quindi, ecco, lavorano a un livello molto più raffinato, che ha a che fare più con l'inquinamento del mercato legale delle merci legali che con un vero e proprio business di natura criminale come quello che possiamo immaginare. La mafia russa è un problema serio, perché è una mafia che ancora non è stata ben studiata in Italia. Gli scenari che oggi preoccupano sono i legami con il mondo della politica e della finanza. Ma esiste davvero una supercupola, un consorzio nazionale o addirittura internazionale delle mafie? Ogni organizzazione mafiosa, italiana o straniera che sia, può fare una guerra all'interno di se stessa. Cioè, ci possono essere gruppi che vogliono prendere il potere e sostituire i capi, però mai ci sono state guerre tra i mafiosi italiani, e così non ci sono guerre nelle organizzazioni mafiose straniere. C'è a livello internazionale una cooperazione. Sicuramente oggi esiste un consiglio di amministrazione delle grandi mafie internazionali che gestiscono traffici a livello planetario. Perché questo tipo di traffico così complicato funziona come internet, funziona come Al-Qaeda. Non esiste un unico luogo centrale che detta la strategia. Se così fosse, sarebbe anche più facile affrontarle dal punto di vista investigativo e colpirle. Si ha la sensazione che le mafie balcaniche stiano creando una sorta di cupola, magari con accordi temporanei, ma che diventano un'entità potente, difficilmente controllabile o gestibile dalle mafie italiane. E a questo punto sembra quasi che i mafiosi pugliesi siano diventati i manovali della cupola balcanica. Sono loro che faranno da corrieri per il trasporto della droga nelle varie piazze dello spaccio, dove comunque a gestire lo spaccio di droga, appunto, continuerà ad essere l'Ndrangheta calabrese. Intanto, nel novembre del 2010, è stata fatta una scoperta sconcertante. La piazza di spaccio di Milano, la più importante d'Italia, è gestita direttamente da mafiosi serbi, albanesi e montenegrini. Allora, recentemente si sono registrate in Italia attività di una nuova mafia, una nuova criminalità proveniente dall'ex Jugoslavia, che agisce in maniera estremamente professionale, non come appunto i classici mafiosi che vanno a donne e vanno nei bar. Si chiamano i guerrieri balcanici, ne abbiamo raccontato, ne ho raccontato anche nel mio ultimo libro che si chiama Narconomics. Loro hanno ormai preso la piazza di Milano per quanto riguarda il traffico di cocaina e riforniscono tonnellate di cocaina ogni settimana con una precisione che i trafficanti in genere se la sognano, le famiglie dell'Ndrangheta che poi controllano lo spaccio a Milano. La cellula italiana dell'organizzazione faceva capo al numero uno dei latitanti montenegrini, Darko Saric, che gestiva lo stoccaggio in Liguria e Toscana della cocaina importata dal Sud America. La banda esercitava il controllo assoluto del mercato della droga in tutto il milanese. Nel corso di altre due operazioni legate a questa erano state arrestate altre 49 persone e c'era stato il sequestro di oltre 700 kg di cocaina. Ormai tutta l'Italia, non solo la Puglia, è diventata terra d'elezione per le mafie dell'est, serbo-montenegrine, albanesi e russe, prima di tutto perché è una terra di forte immigrazione per quanto riguarda i paesi slavi, secondo perché è un paese ricco. Inoltre l'Italia in Europa è il primo consumatore di eroina e il terzo di cocaina. Può dire che le mafie dell'est siano arrivate in Italia con la classica valigia legata con un pezzo di spago.
Si sono fatte le ossa dal piccolo business, sono passate a quello più grande, hanno fatto il grande salto di qualità, sono presenti non solo in Puglia ma in tutta Italia nei settori economici più importanti. Ma questa è tutta un'altra storia, ancora tutta da raccontare. Un'altra storia, certo, una storia. Il pericolo rappresentato da mafia russa e balcanica, che non riguarderà però solo la Puglia, ma tutta l'Italia. E allora, non sarà una bella storia. This is Great Big Stories.